Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di The Farm stagione 2. Allora, partiamo subito da i miei compagni di avventura di oggi, che sono Miki. Ciao a tutti. MT Games, Davide724 e Nicotech02. Ciao a tutti. Ok, MT e Davide saluteranno in chat, infatti vedete. Bene, e io parto subito a lavorare così non mi perdo in chiacchiere. Allora, qui siamo al campo 17, seminato a mais, e è un campo veramente, veramente enorme. Allora, dispieghiamo la nostra trebbia, dispieghiamo anche la nostra bella barra e partiamo subito. Allora, oggi sono ancora senza mouse, cioè senza, scusate, joystick, e sì, non ho proprio fatto in tempo a sistemare quella cosa, ma proprio perché il PC ultimamente... Ok, non è ancora cresciuto, sembrava all'ultimo stadio. Ormai, ok, devo andare avanti ancora forse. Ok, si parte subito con il fail, vediamo. Ah, infatti manca ancora un po' di... perfetto, mando avanti, salto un giorno, ok, ora... infatti ora è leggermente più secco, infatti la textura è molto simile ma un po' più secco ora. Bene, come ho detto, partiamo ora. Ok, bene, dicevo, purtroppo in questi giorni ho pochissimo tempo e non ho fatto in tempo, ho detto mille volte tempo, a sistemare appunto quella cosa lì del joystick, quindi purtroppo non sto né utilizzando il vecchio joystick perché non l'ho nemmeno collegato, non mi è venuto in mente, quindi ora è troppo tardi per chiudere e riaprire perché tra virgolette sono un attimino di fretta, perché come vi ho detto in questi giorni ho pochissimo tempo e non riesco a fare praticamente nulla, faccio fatica a fare i video, a registrarli, a montarli, a caricarli, a fare la descrizione e tutto quanto, a condividerli su Facebook, quindi avrete notato anche questa cosa. E vabbè, diciamo, mi scuso in parte, ma purtroppo il lavoro viene prima di tutto, penso mi appoggerete in questa cosa, e appunto perché il lavoro viene prima di tutto, non posso dare un attimo di tempo al resto. Però vi avviso che non appena passerà un po' diciamo questo momento clou, se magari vi interessa anche quello che sto facendo, giusto per farci due chiacchiere, sto praticamente cioè ho finito settimana scorsa di, no, tre giorni fa, di arare e ripicchiare e seminare appunto il frumento, come avranno visto alcuni di voi appunto sulla pagina Facebook, che avevo messo qualche il breve video, forse anche la screen o la foto, ora non mi ricordo. Comunque sto appunto stavo facendo quello, e in questi giorni invece sono un po' più tranquillo, diciamo, ma comunque ho molto tempo occupato e stiamo facendo legna, quindi cosa che faremo anche a breve su Queen The Farm, tra l'altro. Però sto facendo legna per appunto sto tagliando legna per portarmela poi più avanti a casa, ecco. Quindi anche lì, bene o male, parto la mattina presto, inizio a fare le mie cose, poi via subito a tagliare legna e quant'altro. Poi ovviamente, già che sei lì, non è che stai lì non so due ore, stai lì fino a ora di pranzo, torni a casa, pranzi velocemente e poi, scusami, che e poi torni là, quindi nel senso, diciamo che sto via di casa alle 7:30 praticamente, anche prima, fino praticamente circa alle 6:15 di sera, quindi tempo di fare la doccia, giornata tipo di oggi, tempo di fare la doccia e venire al PC per registrare. E vabbè, vi chiederete come faccio a mettere i post sulla pagina o i video, ovviamente, non so, per chi non lo sa, li pianifico, quindi si possono programmare le screen, i video e quant'altro, o comunque posso farlo da remoto, mi fermo un attimo e con il cellulare da remoto faccio uscire il post o comunque il video su YouTube, ecco. Quindi questo è quanto, e sono molto preso, quindi vabbè. Poi la sera ovviamente non è che uno non ha niente da fare, cioè io ho molti impegni tra il calcio, magari finire qualcosa che devo fare qua al PC, magari montare un video o non so, tantissime cose, gli amici, l'amoroso e tutto quello, e tutto il resto ovviamente, tra gli allenamenti e le partite anche, tutto quanto, ovviamente uno fa fatica a conciliare tutto. Poi ovviamente cena, sistema due o tre cose, arrivano le 11 di sera che sei già bello che cotto e voli nel letto. Purtroppo è triste la cosa, ma bisogna un attimino accantonare farming,
E quindi vabbè, comunque tranquilli che il video non, magari è diminuito un attimino il, come dire, la frequenza, per così dire, magari prima ne usciva uno ogni 2, massimo 3 giorni, magari oggi ne esce, magari adesso ne stanno uscendo uno ogni 3 giorni o 4, ecco, però più o meno diciamo l'affluenza di video è quella. Ok, un attimo di retro. E quindi appunto tutta sta pappardella per dirvi che non sono riuscito a collegare e sistemare il joystick nuovo. Comunque molto 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 presto avrò più tempo per fare tutto, quindi fare registrare più video, sistemare appunto questa cosa qui del joystick e registrare, montare video e quant'altro. Poi come vi avrò detto sicuramente in un altro video, sto anche finendo una mod che vedrete molto presto aggiornamenti. Comunque vi consiglio di restare sintonizzati, date anche un'occhiata al sito perché piano piano io aggiorno anche il sito, cioè ultimamente non ho molto tempo, ma comunque quando avrò un attimino più tempo lo aggiornerò. Vediamo se riesco ad arrivare al 100% a fondo campo. Perfetto, infatti Mickey mi sta suonando col mazzo, strano ma vero, mi sono accorto. Poi inizierò anche a raccogliere le domande di campagna all'italiana che mi avevate fatto in quel video apposito e risponderò anche a quelle, ho visto che sono parecchie, quindi sono tante, e quindi sicuramente vedrò di rispondere a quelle più interessanti, o magari se sono talmente tante le dividerò in 2 episodi, perché alcune sono molto curiose e interessanti, quindi penso mi divertirò anche a rispondervi e magari toglierò anche tanta curiosità da alcuni di voi. Comunque abbiamo tipo 3 rimorchi in farm, ma Mickey è talmente innamorato del nostro Maz che viene col Maz. Non ne abbiamo 3, abbiamo solo quell'altro e qui il Mats, perché abbiamo un capo tirchio. No, ne abbiamo 3 di rimorchi. Cioè. No, abbiamo il Joskin e il Mats. E abbiamo. Ah no, l'altro è solo Era per. noleggio. L'altro era noleggio, ma aspetta. Avevamo. Ah, l'altro è per foraggio. No, questo è spenditame. Aspetta, l'altro è per foraggio, eccolo qui. Il Bergman, sì, esatto. Boh, ricordavo male, sì, ma sicuramente compreremo anche un altro rimorchio a breve. Cioè, non urge sta cosa, ma comunque ci servirà molto presto. Ok, abbassiamo la barra, ritraiamo. Esiste il verbo ritraiamo, cioè, esiste ritraiamo in italiano, non credo. Vabbè, comunque arrangiamoci qui con la nostra bella tastiera. Dunque, non mi trovo malissimo con la tastiera, cioè, ho ancora un buon. Una buona mano, diciamo, i tasti me li ricordo ancora, fortunatamente, ci mancherebbe, sono anni ormai che gioco a farming, sarebbe il colmo se non mi ricordo i tasti. E ok, magari qualche combinazione particolare, magari di qualche mod tipo attiva questo, attiva quello, che non mi ricordo, però sicuramente anche da tastiera vi ricordo i tasti. No, Alt F4 non provo. Intanto sta entrando qualcuno, quindi Men. ok, sta entrando anche a me, bene. E probabilmente entrerà anche in TeamSpeak adesso, meglio. E appunto, stavano dicendo, allora il joystick sicuramente sistemerò per le prossime puntate, quindi vedrete che non c'è problema. Intanto entra anche Men, che salutiamo. Ciao a tutti. Eccolo qui, ha salutato anche lui. E vabbè, inizieremo presto anche con la silvicoltura. Infatti abbiamo 520.000 euro che possiamo investire sicuramente in un nuovo rimorchio, visto che ci serve. Ma intanto qua ho sbagliato tasto, iniziamo bene. Cioè, una volta che non c'è il joystick che mi dà problemi. Allora, no, ok, tu sei là con il Maz, però sì, dai, un altro, quasi quasi faccio un altro giro così. Dovrei arrivare lì giusto giusto. Ora vedo, dai. Ok. Bene, qui io direi di fare una cosa fatta bene, quindi magari vado a inizio campo e quasi quasi mi imposto anche la GPS mod. Non so, no dai, trabbio io. GPS mod la usiamo off camera. Ok, sto anche un attimino in cabina, così magari se qualcuno preferisce la cabina è meglio. Ok, poi domanda del giorno, che non è molto inerente a farming, però la faccio, cioè nel senso è inerente a farming, ma non diciamo all'agricoltura, proprio inerente al gioco. È una domanda un po' tecnica, ecco. E siccome stavamo appunto parlando di joystick e cose simili, la domanda del giorno di oggi è: preferite giocare con joystick, tastiera o volante e pedali praticamente?
Ok, votate qui nel sondaggio quello che preferite. MT ha già detto la sua riguardo joystick. Poi appunto ovviamente se volete specificare il perché o qualcos'altro nei commenti fate pure. Nico invece dice che lui gli piacerebbe il volante, avere i soldi, prima o poi dai, se proprio pensi sia una tua necessità che ti piace, volendo potresti farlo, compratelo. Davide dice tastiera, ognuno si trova meglio come meglio preferisce, perché vedete, cioè, tre hanno già detto la loro e tre l'hanno detta tutte e tre diversa, uno ha detto volante, uno tastiera e uno joystick, cioè vedete. Io, se devo dire la mia, non ho mai provato volante, pedali, e già che ci siamo, diciamo anche il pannellino laterale della Cytec per esempio, non li ho mai provati. Deve essere una figata, ovviamente se uno vuole giocare, farsi la partita rapida, non penso sia comodissimo, anche perché tutto sto imbarazzando avanti e quant'altro, quindi magari per registrare sarebbe un attimino scomodo, però mi piacerebbe provarlo anche a me. Non ci investirei soldi al momento per entrambi, perché preferirei investirli in altro, o comunque visto il prezzo non ne vale la pena al momento secondo me, però magari in futuro anche io ci darò magari un'occhiata. Ecco, qui intanto spacco il campo così almeno evito di fare mille manovre. Ok, Miki mette un Cytec con tanti puntini, io e lui ci siamo già capiti, però meglio che non diciamo niente, non spoileriamo niente. E allora e dicevo appunto, no, qua devo mettere la GPS mode perché non si capisce bene, anzi dai, faccio così almeno mi si incrociano gli occhi, cioè sto per avere un attacco epilettico, però dovrei riuscire ad andare abbastanza dritto. E dicevo, magari qualcuno preferisce il joystick perché non so, si attacca sul joystick Bluetooth o comunque senza fili, si mette lì bello comodo, o comunque magari anche col filo, ma semplicemente perché è più comodo, non so, utilizzare gli analogici per fare sterzate migliori piuttosto che tasti della tastiera che vanno a destra e a sinistra. Oppure magari uno dice, no, io preferisco la tastiera perché lì ho tutti i miei bei tasti, ogni funzione separata dal tasto, quindi non so, magari con il joystick per fare, non so, salire sul mezzo premo E, però con L1 più E mi fa un'altra funzione. Ecco, infatti qua non sto più andando dritto, ora sì, spero. E invece sulla tastiera ho i miei bei, cosa saranno, 100 tasti? Ora non lo so, cioè i miei tasti che difficilmente devo fare una combinazione per fare una determinata cosa. Sì, per fare certe cose sì, però diciamo che volendo potrei impostare ogni singolo tasto per... vieni pure qui Miki, dai, presto un attimino il mais. Non mi ero accorto di essere così pieno. Pensavo di riuscire ad arrivare in fondo. Vabbè, manca poco, infatti. E appunto magari uno preferisce la tastiera e magari si imposta anche dei tasti specifici, magari qualche tasto non occupato, per appunto farsi una certa funzione per comodità. Cioè ognuno diciamo la pensa come vuole. Poi appunto ripeto, volante e pedali, Cytec e cose così, mai provati, quindi non so dirvi l'esperienza di gioco. Sicuramente utilizzando un volante che sia Cytec, che sia Logitech, che sia Logitech o il G29, quel che è, sicuramente deve essere molto molto diverso, perché non usi diciamo le mani schiacciando tasti o muovendo le vette, ma è proprio come guidare come se si fosse in gioco, per così dire. Ma prima o poi lo proverò. Allora, MT mi dice, mi puntualizza che Cytec e Logitech, sì, perché se non sbaglio prima era una cosa a parte, dopo la Logitech ha acquistato, comunque ha acquisito o hanno fatto la fusione, non chiedetemi di preciso, ma comunque ora Cytec e Logitech è diventata Logitech. D'altronde quando non c'è i money si compra quello che vuole, la Logitech si è comprata la Cytec, cioè questo credo che sia andata così. Dopo non voglio puntualizzare perché non so veramente, cioè precisamente la cosa, quindi se qualcuno lo sa nei commenti e vuole dirlo, lo faccia pure nei commenti. Ok, praticamente abbiamo speso circa 15 minuti di video parlando praticamente solo del problema al mio joystick e di questa cosa qua del joystick tastiera. Però sono curioso davvero, questa è una domanda del giorno che non c'entra appunto molto con l'agricoltura e il farming proprio in sé, ma più tecnica, però mi incuriosisce molto sapere che cosa preferite voi. I ragazzi in puntata me l'hanno detto, penso praticamente tutti cosa preferiscono,
e ho dato anche, diciamo, un attimino delle possibili, come dire, motivazioni, però se qualcuno ha la propria motivazione e non so perché magari usa la tastiera per un certo motivo, lo scriva appunto nei commenti, oltre che appunto votare nel sondaggio appunto la cosa, la sua votazione, cioè tastiera per esempio ovviamente. Poi se magari qualcuno mi dice no, io uso un determinato controller particolare che ha qualcosa di particolare, ovviamente lo metta, magari metto anche nel sondaggio, metto anche l'opzione altro e votate quella e nei commenti specificate cosa. Magari scopro qualcosa anch'io di nuovo che può interessarmi, potrei provare, non lo so. Ditemi pure voi, ecco. Ok, mi si sta quasi seccando la gola, talmente che sto parlando. Vorrei fare un attimo un punto della situazione, poi andiamo a vedere tutti i ragazzi che stanno facendo, poi direi che volendo è già anche l'ora di salutarci perché sono più di 15 minuti. Vi ho detto che non voglio rubarvi troppo tempo nei video, quindi di stare sui, ancora una volta, di stare sui 20, comunque massimo massimo 25 minuti. E intanto qui sono pieno, venite pure a scaricare. E comunque è gigante sto campo qui, 17, cioè bello grosso, grandissimo questo. Poi dovrebbe esserci, esatto, il 18, che anche lui è bello grande, quindi bene. Ok, dov'è il mazzo? Ce lo sta usando qualcuno? Sto arrivando io, sono andato a Ah, ok, scaricare. perfetto, ok, ti aspetto. Stavo dicendo, non mi ricordo, ah sì, facciamo il punto della situazione, poi appunto voglio far durare il video più o meno in circa quelle durate, in modo anche che quelli che hanno la scuola, hanno il lavoro, quant'altro, dicono 30-40 minuti di video sono troppi, non riesco a reggermeli. O non reggo te, Miro, che parli 30 minuti perché non riusciamo a supportarti, preferisco 20, cioè per 20 sì ce la faccio a reggerti, ma per 30 no, ok, vi capisco, no, a parte scherzi, per un motivo o per l'altro capisco che meglio vedersi un video breve che un video magari lungo. Certo, in un video lungo vedi più roba, vedi più lavorazioni, vedi cose diverse, però se è un video tipo quello di oggi che c'è da trebbiare, ti becchi praticamente tutta una trebbiatura. Vabbè, intanto io finisco di votare qui, amici, poi metto l'operaio così inizio a fare il mio classico giro. Comunque mi sento un po' perso senza il mio joystick, nonostante mi abbia sempre dato problemi, mi sento un po' perso, mi manca, cioè, I miss you. Allora, cioè non mi manca il fatto che mi dava problemi, però mi manca proprio il fatto di utilizzare un joystick. Quindi spero che nel prossimo episodio io abbia trovato il tempo per sistemare e far funzionare l'altro, così almeno sono a posto. Allora, qui in farm diamo un'occhiata perché è un po' che non diamo un'occhiata, cioè che non facciamo un po' il punto della situa. Allora, qui abbiamo uno dei nostri tre, no, due Wally, no, tre Wally, tre, che sta appunto dando una pulitina poi alle pecore. Abbiamo un po' di, no, un po' niente, perché abbiamo solo un bancale e mezzo di lana. Vabbè, qui abbiamo i nostri mali che girano, abbiamo qui i nostri attrezzi, questa dovrebbero essere barbabietole o patate, non mi ricordo, per appunto i nostri suini. Qui c'è il nostro camion che è fermo, volendo io lo porterei al sito 2, visto che qui in farm è un po' strettino lui, eh. Tanto saluto a MT che deve andare, quindi ciao MT. Qui non dovrebbe esserci nulla. No, qual è il tasto? Allora, ah, è vero che bisogna tenere premuto. Okay, qui no, non c'è nulla, ok, perfetto, bene. Poi vediamo cos'altro abbiamo qui in giro. Vabbè, vari attrezzi, trince abbastanza piene. Nico che sta svuotando nello stair, e Mene che sta aspettando. Ok, qui abbiamo CCM che volendo penso che prima o poi possiamo anche finirlo. Ah no, però ci serve per i suini, quindi volendo potremmo fare un altro giro di CCM visto che abbiamo molto mais seminato. Però bisogna farlo fermentare, quindi mi sa che sto CCM prima è da finire e poi è da, vediamo, qui non è occupata questa trincea, quindi vabbè. Qui abbiamo altro, no, non è CCM ma forse è paglia se non erro, e questa è erba e questo è mais, cioè abbiamo tutta sta roba stoccata qui ragazzi perché avevamo i silos pieni, poi siamo andati a vendere, quindi volendo sta roba possiamo raccogliere e buttarla nei silos in modo da liberare un po' di spazio per utilizzare questo piazzale, nonostante non sia di cemento, comunque questo piazzale per qualcos'altro, tipo magari fare balle con la Go Whale in futuro, cioè in qualche episodio,
o fare CCM. Comunque vedremo. Qui abbiamo l'altro Wally, anche lui a lavoro. Ok, e qui l'altro ancora, anche lui a lavoro. Bene, qui le nostre belle vacche e quant'altro. Bene, sto già parlando troppo, sto già perdendo troppo tempo. Tanto qui c'è il man alle prese con una brutta cosa con la trebbia. E allora, dai, direi di iniziare a fare il giro dei saluti perché è davvero tardi. Pensavo fossimo ancora sui 18 minuti, invece siamo già a 20, direi che siamo già a posto. MT Games ha lasciato qui tutto, ok, gli tireremo le orecchie, scarica barile proprio su MT, colpa sua, lo metteremo a rogo, poi lo investiremo col 7530, dai. Allora, qui abbiamo MT, MN, saluta pure MN. Ciao a tutti. Ok, che ha recuperato la trebbia. Qui abbiamo Miki. Ciao a tutti. Che si era perso il rimorchio in mezzo alla strada. Ok, poi vediamo qui che sta arando. Qui abbiamo Davide 724 che sta arando su un John Deere. Un po' un controsenso, però vabbè. Ok, che ha salutato in chat. Poi qui abbiamo Nicotech. Ciao a tutti. E poi dovrei esserci solo io perché MT è uscito. E basta, vediamo se c'è qualcun altro. Davide dice mi tocca. Ok, ci siamo tutti, ok. Purtroppo ti tocca, sì, dai, però sei comunque su un ottimo trattore, dai. Ora non andiamo avanti nel dettaglio perché altrimenti poi si scatenano le guerre nei commenti tra giondiristi e fendisti e non ne ho voglia di star lì a leggermele e a placare gli animi. Detto questo, come al solito chiacchiero troppo e non abbiamo visto abbastanza. Nei prossimi episodi vedremo di fare altro, infatti abbiamo qui già i mezzi, avevamo già preparato i mezzi per fare altro, però purtroppo non si può far tutto nell'episodio, quindi off camera magari questi li utilizzeremo e voi non li vedrete, però è normale ragazzi. E lì abbiamo tutti gli altri attrezzi che utilizzeremo di nuovo nei prossimi episodi. Torniamo un attimo sulla trebbia, no, forse c'è su Miki, quindi ok. No, io. No. Ah ok, no, resta pure, tanto ora chiudo, se vuoi sali pure. Ah no, c'era sull'operaio tra l'altro, quindi perfetto. Bene, direi che per questo episodio è tutto, da questo mega campone di mais, quindi penso ne uscirà un bel po'. È tutto anche da qui, faremo anche CCM, dai, un po' di farina e di pastone nei prossimi episodi e poi anche magari un po' di trinciatura, visto che vediamo, un sacco di mais, sì, vediamo, un sacco di mais seminato, infatti vedete quanti campi a mais, il 18 l'avrei fatto a mais sinceramente, però va bene anche a frumento, non c'è problema. Bene, il 18 detto... aveva già seminato, eh? Ah è vero, perché l'avevamo acquistato, c'hai ragione, così è come il 6 se non sbaglio. Bene, detto questo ragazzi è tutto per oggi. Direi che possiamo beccarci con un prossimo video. I ragazzi hanno salutato tutti. Spero di risolvere quella cosa Ah, ti devo togliere l'operaio MN, se no mi sa che non puoi. Forse c'è ragione, vai. Ok. Spero di riuscire appunto a sistemare quella cosa del joystick. E poi ho anche alcune novità. Ora devo studiarmi un attimino la cosa. Ma ci saranno novità. Dai, tenete duro che quest'inverno ci si diverte sia a giocare nelle varie serie, sia a seguire un attimino quello che succederà sul canale, una miniserie e magari altre cosucce che non voglio star qui a spoilerare. Intanto Miki se la ride, quindi non aggiungo altro. Vabbè, ho davvero chiacchierato troppo, quindi dai, chiusura super veloce, al prossimo video, ciao!